Amici di Fanner appassionati di futsal, benvenuti al Pala Millevoi, dove stanno per scendere in campo l'Eur Massimo e la Città di Anzio per la sesta giornata del campionato di C2. Padellaro, ora buona azione e c'è il gol del vantaggio della Città di Anzio con il numero 8 Becino, a seguito di un'azione di rimessa laterale, 1-0. Gentile contro Fioli, rientra sul destro il numero 11, torna poi indietro al suo capitano Sterling, cerca di superare Galafate, più che modo ci riesce, poi trova il gol del pareggio istantaneo dell'Eur Massimo, pochi istanti dopo il gol dello svantaggio, 1-1. Va in scivolata il capitano, non riesce a recuperare il pallone, ora Fioli a tu per tu contro Manenti che non si fa superare. Può ripartire ancora la Città di Anzio con Vecino che vede molto bene Galafate che tenta il mancino, ottima la risposta di Manenti. Ora Gentile, Padellaro, Gentile rientra, cerca il mancino e trova il gol del 2-1 per l'Eur Massimo al 21esimo del primo tempo. Fa ripartire quindi Vecino, ottima portiera veramente grande per il nuovo vantaggio e poi il gol del pareggio ancora di Vecino, 2-2, pareggio istantaneo anche per la Città di Anzio. Il piede, il gol del 3-2 dell'Eur Massimo con la Medica che trova il nuovo vantaggio. Vecino adesso a superare un avversario, vuole andare Vecino, ora la mette in mezzo, ottimo l'intervento di Manenti che nega il gol del pareggio a Caruso. Il pallone arriva però tra le gambe e tra i piedi di Sterling che fa ripartire i suoi, ora Barricelli, può andare il numero 4, cerca ancora Sterling a tu per tu con Terenzi, ancora il numero 9, non trova lo spazio per il tiro e poi il gol del 4-2 di San Martino, doppio vantaggio per l'Eur Massimo. Si ripartirà da Canazza. Ora Vecino, che va da Fioli, cerca ancora il numero 7, a tu per tu col portiere e trova il gol del 4-3. Fioli con un grande assist di Vecino, accorciano quindi le distanze, 4-3. Si va a vedere, Fioli viene servito il numero 7, va da Vecino che ha un gran tiro, lo prova ora, viene deviato, il pallone può diventare buono per Fioli che è caparbio e trova il gol del pareggio, 4-4 al 25esimo del secondo tempo, tutto in parità. Gentile la mette in mezzo alla parata di Terenzi, può andare alla conclusione e c'è il gol del 5-4 di Galafate, in vantaggio la Città di Anzio quando mancano 2 minuti alla fine dell'incontro. E in questo momento si conclude la gara con la vittoria per il Città di Anzio, per la Città di Anzio proprio allo scadere con il gol del 5-4 che ha deciso la gara.